Signore e signori, benvenuti, buonasera a tutti. Io ho solo il dovere di ospite di questo antico palazzo per dirvi che sono molto lieto di avere qua a sentire due oratori d'eccezione su un tema che ci è particolarmente caro a tutti e che riguarda il nostro paese. Molto da vicino, in un momento molto delicato, una storia, la nostra, bellissima. Salutare il consigliere Davigo e salutare la magistratura che ci fa applaudire e quindi siamo lieti di averla qua con noi. Salutare Beppe Fanfani, per me è salutare un amico che rivedo con grande gioia, impegnato come so in compiti istituzionali tanto delicati e importanti. Ma non c'è, signori, una sala più adatta per accogliere un dibattito come questo. Questa sala dal 1599 si chiama Sala Grande di Giustizia. Qua è stata amministrata la giustizia civile e penale quando la giurisdizione ecclesiastica aveva anche questi compiti relativamente a una parte del territorio. E comunque sull'ispirazione dei monaci di Camaldoli, attraverso storie bibliche scelte con il bilancino a raccontare l'importanza della giustizia per tutta l'umanità, è stata decorata, affrescata a Teofilo Torri insieme al resto del piano nobile del palazzo, che da oltre un anno abbiamo voluto fosse aperto alla città, fosse uno dei salotti buoni della città, dove gli aretini sono molto benvenuti e sempre attesi con grande piacere. Non rubo altro tempo agli illustri relatori, passo al dottor Mendicino il microfono perché si possa avviare questo bellissimo pomeriggio. Allora, buonasera a tutti anche da parte mia. Introduco in maniera sintetica i nostri due ospiti di questa sera con una sintetica descrizione di quelle che sono le loro competenze professionali, delle quali non ci sarebbe bisogno di fare memoria, però per correttezza. Allora, Pier Camillo Davigo, magistrato, consigliere della seconda sezione penale e delle sezioni unite penali presso la Corte di Cassazione, dallo scorso aprile presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Laureato in giurisprudenza all'Università di Genova, è entrato in magistratura nel 1978 ed ha iniziato la sua carriera come giudice presso il Tribunale di Vigevano. Poi dal 1981 è al Tribunale di Milano come sostituto procuratore della Repubblica, dove si è occupato prevalentemente di reati finanziari, societari e contro la pubblica amministrazione. In questo contesto ha fatto parte nei primi anni 90 del pool Mani Pulite insieme ai colleghi Francesco Saverio Borrello, Antonio Di Pietro, Gerardo D'Ambrosio, Gerardo Colombo, Ilda Bocassini, Francesco Greco, Tiziana Parenti e Armando Spataro. Ha scritto anche vari libri, tra cui La giubba del re, intervista sulla corruzione, in collaborazione con Davide Pinardi, La corruzione in Italia, percezione sociale e controllo penale, scritto con Grazia Mannozzi e Processo all'italiana con Leo Sisti. Lo scorso mese, infine, insieme a Gerardo Colombo, ha pubblicato La tua giustizia non è la mia, dialogo fra due magistrati in perenne disaccordo. Nel febbraio 2015, insieme ad un gruppo di colleghi magistrati, è uscito dalla corrente Magistratura Indipendente ed ha fondato la corrente Autonomia e Indipendenza, di cui è presidente. Fatto questo, che era l'elenco sintetico di quello che è stato il percorso professionale del dottor Davigo, io vorrei però descriverlo utilizzando le sue stesse parole
nel primo libro che ha scritto, che secondo me, al di là, diciamo, di questa che è la presentazione ufficiale, meglio di qualunque altra parola, spiegano la personalità e la storia del dottor Davigo. Permettetemi un attimo, ecco qua. Allora, questo è il libro La giubba del re. E a un certo punto, rispondendo ad una domanda del giornalista, lui risponde così, che poi è lo spunto che ha dato origine anche al titolo del libro. Io vengo da un piccolo paese ai confini col Piemonte e quando ero un ragazzino sentivo i vecchi che avevano un curioso modo di dire. Nella vita, spiegavano, non bisogna portare livree, ma se qualcuno ha necessità di portarla, l'unica da indossare con orgoglio è la giubba del re. Questa espressione non era altro che il concetto sintetico del servizio di Stato. Ecco, questa secondo me, più di qualunque altra, come dire, descrizione, fotografa la vita e la personalità del presidente Davigo, perché secondo me ci possiamo riconoscere in molti, in una origine, ai confini di una regione, all'interno di un paese, di una piccola realtà, e poi si fanno delle scelte e si sceglie di servire lo Stato. Ecco, questa è l'ho voluta leggere perché secondo me era l'aspetto più significativo. E Giuseppe Fanfani, avvocato, dopo essere stato sindaco del Comune d'Arezzo dal 2006 al 2014, ha lasciato l'incarico amministrativo a seguito della sua elezione come componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, con 499 voti su 489 richiesti. Fin da giovanissimo ha partecipato alla vita politica locale, ricoprendo vari incarichi, tra cui quello di segretario provinciale della Democrazia Cristiana. Nell'adolescenza si iscrive all'Azione Cattolica e ha sempre vissuto l'impegno politico come dovere civico. Un impegno che alle elezioni politiche del 2001 lo ha premiato con l'elezione alla Camera dei Deputati per l'Ulivo. Alla Camera ha fatto anche parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere, del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, della Commissione Giustizia e Telecom Serbia. È stato anche responsabile nazionale per la giustizia della Margherita. Nel 2010 ha presentato Fulgenzio, il suo primo romanzo, Storia di un parroco del dopoguerra. Questa come ti è venuta in mente? No? Potremmo anche dire che l'avvocato Fanfani, presidente Fanfani, si diletta ad Arezzo, lo sappiamo tutti e lo apprezziamo anche per questo, come pittore. Non so quanto tempo abbia ancora, però. Allora, io a questo punto inizierei con le domande. Abbiamo pensato di strutturare questa conversazione in questo modo. Una prima domanda a entrambi e poi la stessa domanda per entrambi i nostri ospiti. Per dovere di ospitalità comincio con il presidente Davigo. Nei giorni scorsi, durante il congresso di Magistratura Democratica che si è svolto a Bologna, lei ha affermato che il prossimo 8 aprile 2017 considererà concluso il suo mandato annuale quale presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Ecco, le domande a questo proposito da parte mia sono queste. Come mai a suo tempo, qualche mese fa, ha deciso di fare questa scelta, di candidarsi? Dopo aver concluso il primo semestre, come giudica questa esperienza? E poi perché fra qualche mese ha deciso già fra qualche mese di lasciare e di non riproporsi? Ma nell'ordine, non è proprio che l'ho scelta, ci sono arrivato trascinato dagli eventi. Io non avevo più fatto da molti anni vita associativa attiva, sono stato due volte al comitato direttivo centrale dell'Associazione dei Magistrati in anni ormai lontani, quando ritenevo che fosse assolutamente indispensabile impegnarsi a fronte di atti che ritenevo gravemente lesivi dell'indipendenza della magistratura, come
la bicamerale, di cui adesso ci siamo dimenticati, ma le bozze boato della bicamerale, se fossero mai divenute testo costituzionale, avrebbero messo la magistratura in ginocchio, perché a parte il fatto che conteneva una serie di sciocchezze, per esempio una delle sciocchezze che, e non ho di nessuna difficoltà a definirla tale, che più mi colpì, fu questa: si voleva introdurre nella Costituzione il divieto di interpretazione estensiva in materia penale. Marcello Maddalena, fino a poco tempo fa procuratore generale di Torino, ora a riposo, ma membro del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, fece questa felicissima battuta. Vi faccio un esempio di interpretazione estensiva. L'articolo 525 del Codice Penale dice: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Interpretazione estensiva, anche chi cagiona la morte di una donna. Ecco, quindi questi non sanno neanche di che cosa parlano, questo è il problema grave. Ma venivano introdotti una serie di meccanismi devastanti per l'indipendenza della magistratura, che è uno dei pilastri costituzionali della struttura dello Stato italiano. Per la verità di tutto il mondo occidentale l'indipendenza della magistratura è un principio cardine. Se posso fare una breve digressione, io sono stato mandato dall'Unione Europea in Macedonia diverse volte in vari anni per addestrare unità di polizia e di magistrature della procura, antiterrorismo, anticorruzione e anticriminalità organizzata. E ho trovato una estrema difficoltà a far accettare loro alcune idee che pure l'Unione Europea pensa che debbano essere predicate, tra cui la divisione dei poteri e la reciproca indipendenza dei poteri. È un'esperienza che loro non hanno. Toynbee, parlando della civiltà greco-romana e delle sue eredi, la cristiana occidentale e la cristiana orientale, ha detto che si tratta di civiltà gemelle. Sono molto simili, ma non uguali. E ho cercato di far capire loro, con un esempio storico, che cosa fosse la separazione dei poteri, dicendo: guardate che la separazione dei poteri in Occidente non nasce con Montesquieu, è molto più antica, nasce con la distinzione tra potere spirituale e potere temporale. La libertà dell'Occidente si fonda sulla divisione dei poteri. Se non c'è divisione dei poteri non c'è libertà, perché non c'è nessun potere a cui rivolgersi di fronte ai soprusi di un altro potere. Questo è il punto. Allora, ho raccontato loro l'episodio di Sant'Ambrogio che cacciò fuori di chiesa l'imperatore Teodosio, che era in visita a Milano, pur capitale dell'impero, ma che stava normalmente a Costantinopoli. E gli ricordò due concetti fondamentali. Primo, che l'imperatore non è sopra la Chiesa, è nella Chiesa. Secondo, che se il peccato è pubblico, anche la penitenza deve essere pubblica. Gli disse: esci, fai penitenza, quando avrai fatto penitenza, se ti perdonerò, se ti assolverò, potrai entrare in Chiesa. Ecco, in Occidente, se il patriarca avesse provato a fare una cosa di questo genere con l'imperatore, col Basileus, se il Basileus fosse stato di buon umore l'avrebbe fatto accecare e mettere in un monastero, se fosse stato di cattivo umore l'avrebbe fatto giustiziare sul posto. Quindi loro, tutto sommato, trovano normale che nell'Europa orientale si possa ordinare di uccidere qualcuno con un veleno radioattivo. Trovano normale che si possa sparare ai giornalisti. Non è una cosa che li scandalizza. Purtroppo anche da noi ci stiamo scandalizzando meno per certi soprusi di un'autorità sulle altre. Ma la libertà nasce dalla divisione dei poteri in Occidente. E quindi mi ero messo a fare attività associativa perché ritenevo che fosse in pericolo la indipendenza della magistratura e quindi la libertà dei cittadini. C'è un bel film, Amistad, che nasce da una storia vera, dove il Presidente degli Stati Uniti pronuncia all'ambasciatore, nei confronti dell'ambasciatore di Spagna, che gli chiede, che gli dice che la sua regina trova intollerabile l'arrogante indipendenza dei vostri tribunali, e lui gli risponde: qualunque americano le dirà che l'indipendenza dei tribunali che ci mantiene liberi. Questo è il punto da non dimenticare. Poi mi sono messo a fare il mio mestiere, cioè io sono convinto che i magistrati debbano prima di tutto fare i magistrati. Tutte le altre cose sono accessorie, compresa l'attività associativa, e si deve fare nei ritagli di tempo, dopo aver fatto tutto quello che uno deve fare. E poi, per cercare di contenere
il rischio di una scissione nel gruppo di cui io allora facevo parte, che era magistratura indipendente, accettando il consiglio di Marcello Maddalena, che ho appena menzionato, mi sono candidato alla presidenza di magistratura indipendente. Ho fatto male, perché questo ha innescato una serie di questioni che hanno portato me a lasciare il gruppo di cui facevo parte, seguito da Aldo Morgini e da numerosi altri, tra cui quasi tutti i segretari distrettuali del centro nord Italia, con la conseguenza che ho dato vita a questa corrente, che ha preso tanti voti. Io sono stato eletto al comitato direttivo centrale con più di 1000 voti e quindi sono stato il magistrato più votato, e si è posto il problema, anche perché era stata pubblicizzata la mia candidatura al comitato direttivo centrale con lo slogan Davigo Presidente. Io non ero tanto dell'idea né di fare il presidente né di usare questo slogan. Comunque lo hanno fatto, e a quel punto poi ho dovuto fare il presidente. Perché voglio smettere? Per tre ragioni. La prima è che i patti devono essere rispettati, è un principio di diritto naturale. E l'accordo era che ci sarebbe stata una rotazione fra i vari gruppi per poter avere una giunta unitaria. E credo che oggi l'Associazione Nazionale Magistrati venga ascoltata molto più di quanto accadeva prima, perché c'è una giunta unitaria. O, per dirla più brutalmente, non ci sono sponde interne che possono fare doppio gioco. La seconda ragione è che io credo che non esistano indispensabili. I cimiteri sono pieni di indispensabili, il mondo va avanti lo stesso, quindi può benissimo esserci qualcun altro al posto mio e le cose andranno bene. La terza è che sono veramente molto stanco, forse con un eccesso di superbia. Non ho chiesto esenzioni dal carico di lavoro, e prestando io servizio quale presidente di sezione alla Corte Suprema di Cassazione, vi assicuro che mettere insieme il lavoro di Cassazione, le sezioni penali in Cassazione definiscono in Italia 54.000 procedimenti l'anno. Un numero che, quando io dico ai colleghi stranieri, chiedono sempre all'interprete di ritradurre, perché pensano di avere capito male. E poi mi guardano stupefatti. Per darvi qualche idea, la Corte di Cassazione francese, tra civile e penale, fa 1000 processi l'anno, quindi un centesimo circa di quelli che fa l'Italia. La Corte Suprema degli Stati Uniti fa 80 processi l'anno con 300 milioni di abitanti, quindi questo dà l'idea della sproporzione che c'è. Però io sono dell'opinione, siccome c'è stato un certo distacco negli anni dei magistrati dalla loro associazione, che io attribuisco anche al fatto che molti magistrati pensano che ci sono persone che fanno carriera associativa, fra le altre cose, per smettere di lavorare. E allora ho detto: il presidente deve dare il buon esempio e quindi non deve farsi esonerare. Però è durissima, io sto contando i giorni, mancano 4 mesi e 28 giorni alla fine del mio mandato. E quindi, siccome qualcuno ha cominciato a ipotizzare, alcuni temendolo, altri auspicandolo, il fatto che io rimanessi oltre il patto stabilito, ho detto: non temete, io l'8 aprile darò le mie dimissioni irrevocabili. E questo, con questo credo di aver risposto alla sua domanda. Beh, grazie. Presidente Fanfani, allora, lei è stato eletto quale componente laico del CSM il 9 settembre 2014, per cui si è conclusa, diciamo, da poco la prima metà del mandato. Abbiamo girato la boa, come si dice. Esatto, sì. Come giudica questa esperienza, e sulla base anche delle esperienze precedenti, come avvocato, come sindaco, come parlamentare, quali collegamenti possiamo fare fra queste diverse esperienze? Quale giudica quella, come dire, più complessa, di maggior soddisfazione, anche sul piano umano, oltre che professionale? Intanto, se mi è consentito la Sua Eccellenza il Vescovo questa licenza, do il benvenuto anch'io, come uno che per 9 anni ha fatto il sindaco di questa città, l'amico Davigo. E devo dire che lo capisco perfettamente, conoscendo l'ambiente. Ma citerò un esempio anch'io, guarda. Mi è venuto in mente, quando ero ragazzo, mi stavo preparando alla prima comunione a San Sepolcro, e c'era un parroco particolarmente severo, no? Di quelli proprio. E un giorno, all'epoca la comunione si faceva dopo la cresima, e allora c'eravamo tutti ragazzotti di 12-13 anni, 12 anni, e c'era una ragazzina molto vezzosa
che aveva un vestitino bellino. Andò lì dal parroco e disse: Don, no, nome non lo faccio. Come le sembro, come le sembro? Lui la guardò severa e poi gli disse: le fuori bella, bisognerebbe vederte di dentro. E questa è una soddisfazione che io mi sono cavato dal 10 di settembre del 2014 in poi, dopo aver vissuto tantissimi anni di professione, quindi essermi confrontato con la magistratura sempre dall'esterno. E vi devo dire che un'esperienza particolarmente costruttiva, perché ho trovato un ambiente innanzitutto serio, serio, poco concessivo al di là del corporativismo che è inevitabile, no? In queste situazioni, ma di cui è molto più espressione l'organismo per impostazione istituzionale che presiede il Presidente Davigo di quanto non lo sia il CSM. Molto serio. Ieri, per esempio, nella commissione disciplinare che io presiedevo, non senza sofferenza abbiamo cacciato, sì, esonerato dalla funzione di magistrato un magistrato che probabilmente se lo meritava, questo è stato il giudizio che la commissione ha espresso. Per dirvi che non ci sono, c'è un organismo nel quale la serietà di comportamenti si condensa con qualche problema, con qualche difetto, come l'eccesso talvolta di correntismo, che più volte ha censurato peraltro anche il Presidente Davigo, con un'espressione simpatica che fu riportata da uno di quei giornali, una te, una me, una roba del genere. Per usare un'espressione tratta da un libro di Piero Chiara, quasi una spartizione, ma al di là di questo, devo dire che ho trovato un ambiente che correttamente interpreta quella che è la magistratura italiana nel suo complesso e, credetemi, alla fine della conoscenza maturata in questi due anni, lo trovo un organismo a distanza di 70 anni tuttora necessario e per molti aspetti, compresi quelli che Davigo vi ha detto prima, invidiato dall'estero. Nelle varie colloqui che ho avuto anche con rappresentanti delle istituzioni estere, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura rappresentata e tutelata dal Consiglio Superiore e la conformazione che la Costituzione italiana ha voluto dare alla istituzione nella quale io opero attualmente, devo dire che è particolarmente invidiata da stati in cui gli organi requirenti sono, come taluno di voi certamente sa, o ispirati o comunque nominati dal potere esecutivo, o comunque hanno con il potere esecutivo un rapporto di stretta relazione. E uno degli esempi che io più volte porto, in maniera anche brutale, per dimostrare quanto l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sia un patrimonio da difendere nel nostro ordinamento, è quello che non in tutti gli stati è possibile mandare sotto processo, arrestare i politici con la libertà con la quale si fa in Italia. E sotto questo profilo vi devo dire che condivido il pensiero dell'amico Davigo, se mi è consentito, laddove sostiene che oggi la differenza rispetto al passato è che ci si vergogna di meno. Ma al di là di questo, che è un tema diverso sul quale non è dopo, mi hai domandato qual è delle mie esperienze di vita quella che
Io credo che le esperienze, anche nel senso etimologico del termine, quello di prova, siano tutte, anche le peggiori, siano formative. E per essere sintetico userò un modo di rappresentarle tratto dai Promessi Sposi, da ciò che Manzoni mette in bocca a Renzo alla fine di quel romanzo. Ho imparato che, allora, dalla professione ho imparato l'amore per lo studio, per l'impegno, la serietà, e ho imparato soprattutto che nulla che ciò che nella vita dà soddisfazione viene né per caso né senza fatica. Avendo tratto dalla professione molti benefici, molte soddisfazioni, ma avendovi dedicato anche tantissimo del tempo che mia moglie, che è presente, lo sa, ho tolto alla famiglia i sabati, le domeniche, per potermi confrontare il lunedì con il Procuratore della Repubblica con cognizione di causa. Dalla attività di sindaco ho imparato il valore della collettività e della solidarietà. Vedete, i comuni non stanno insieme per caso, né sono nate come realtà territoriali per caso, ma sono frutto di una esigenza di tutela collettiva che ha portato realtà nate sotto l'insegna di un campanile, quello che si chiamava plebs o plebatum, a espandersi, a organizzarsi, a crescere insieme per darsi delle regole e un modo di vivere comune. Perché i cittadini hanno bisogno di sentirsi tutelati e rifuggono culturalmente dalla disgregazione che per esempio le grandi città portano con sé. Questa, da Vigo, è una realtà di 100.000 abitanti, nella quale tutti ci conosciamo, ci diamo del tu, e se la mattina il sindaco sbaglia gli danno del bischero tranquillamente, come espressione toscana facilmente intellegibile e difficilmente traducibile, tranquillamente, con quella schiettezza che è tipica del nostro popolo. E mi sono reso conto anche che la gente ha bisogno di riferimenti. Ha bisogno, per quanto il riferimento talvolta possa essere inadeguato, non all'altezza della gravità dei problemi che si pongono. Ed ha bisogno che questo loro riferimento garantisca dei servizi sociali efficienti, perché i servizi efficienti non sono un valore limitato a se stesso, sono un valore di democrazia, una sanità che funziona. È un valore altamente coesivo di democrazia, perché il ricco e il povero vanno all'ospedale e quando escono stringono la mano al chirurgo e se ne vanno ringraziando per quello che ha fatto nello stesso modo. Ed è una realtà, ed è un valore del quale un sindaco si sente particolarmente investito e che lascia una traccia nella sua vita. Per quanto lui abbia potuto gestire questo ruolo per tempi più o meno lunghi. Infine quella da parlamentare mi ha lasciato il senso della bellezza della politica. Io ho fatto politica un po' tutta la vita perché mi piaceva, ne ero attratto. Mi divertiva parlare in pubblico, mi divertiva un po' essere il interprete di quelle che erano le esigenze della società nella quale vivevo, ma ho visto anche nell'esperienza parlamentare la capacità che si ha all'interno del Parlamento e del confronto politico di rendere questo impegno civile sterile. E la prova più grande che ho avuto di questa è stata la riforma della legge elettorale del 2005, della fine del 2005, che ha consentito di riempire il Parlamento di nominati che probabilmente non avevano dignità di rivestire quel ruolo. Queste sono le esperienze che in vita ho fatto e
e che mi hanno arricchito profondamente la mia esperienza, anche in tutte le amarezze che mi hanno dato, che non sono poche, come tu ben sai. Bene, adesso vorrei scendere un pochettino più nel tecnico e nello specifico, diciamo, delle argomentazioni riguardanti lo stato della giustizia. Però è un argomento che riguarda tutti e in tempi come quelli attuali, che sono tempi difficili per una diocesi, è anche importante sollevare e offrire occasioni di confronto su questo tema, perché se noi come diocesi ci occupiamo dei poveri o comunque delle persone in difficoltà, una giustizia che non funziona penalizza maggiormente proprio queste persone. Ecco, quindi se tutti i giorni i rappresentanti della Caritas, i volontari della Caritas, alcuni dei quali sono qui presenti, operano a stretto contatto con queste persone, secondo noi c'è anche appunto l'importanza di far riflettere su questi temi. Poi le scelte tecniche le faranno i tecnici e il legislatore, però la diocesi deve aprirsi, in un momento difficile deve provare ad aprirsi. Allora, la domanda tecnica, purtroppo è lunga, la leggo e dovrebbero aver distribuito i dati in maniera tale da avere lo schema davanti. Sì. Non li leggere tutti, tanto loro ce li hanno scritti, sì, e lui li sa a memoria, quindi... Perfetto. Allora, comunque, la richiesta, la domanda che vorrei fare io, partendo dal Presidente Fanfani, è questa, cioè un commento, ma ci alterniamo, sempre lui prima? Va bene, se il Presidente Davide è d'accordo. Allora, chiedo un commento su alcuni dei dati sintetici che emergono dal quadro di valutazione della giustizia 2016 elaborato dalla Commissione europea e pubblicato nell'aprile 2014. Questi dati fanno riferimento al periodo, agli anni dal 2010 al 2014, e ci sono alcuni valori che sono molto significativi. Ora, non so se il Presidente Davigo si è avuto occasione di guardarli, se no... Perfetto. Sono dati estremamente significativi, secondo me, che possono dare spunto a riflessioni importanti. E oltre al commento, la domanda che aggancio, diciamo, a questi dati è questa. In Italia siamo tutti d'accordo nel dire o nel pensare che la giustizia possa funzionare meglio, oppure addirittura diciamo che funziona male. Non ci troviamo sempre tutti d'accordo invece su quali sono le cause di questo malfunzionamento e soprattutto quali potrebbero essere i rimedi. Quindi la domanda si articola in questo modo: un commento su questi dati e poi quali sono i nostri problemi e quali potrebbero essere i rimedi. Ma i dati sono estremamente eloquenti, mi limito a citarne, anche prescindendo da questi qui, perché questi sono, diciamo, la sintesi di dati più ampi, alcuni. Tra stock di processi pendenti e sopravvenuti, ogni anno i giudici italiani devono trattare 9 milioni di processi. Siccome in un processo ci sono almeno due parti, poi magari ce ne sono di più. Nel processo per l'aggiotaggio Parma c'erano 45.000 parti civili, cioè 45.000 vittime che volevano essere risarcite. Tant'è vero che io telefonai alla collega che presiedeva quel processo per prenderla un po' in giro e chiederle: come fai a fare l'appello al mattino? Ci avete mai pensato? Però se in un processo ci sono 45.000 parti, bisogna chiamare tutti i giorni 45.000 parti. Lei, che è astuta, mi ha detto: l'ho fatto una volta, l'appello ci ha impiegato un sacco di ore, da allora lo faccio per avvocati, ognuno dei quali rappresenta centinaia, in un caso migliaia di parti civili, quindi mandando l'ausiliario alle 7.30, verso le 11 riesco a cominciare l'udienza. Dicevo, tornando al discorso però, che ci sono sempre almeno due parti, forse di più, ma almeno due, anche quando non sono costituite in giudizio. In un reato, quantomeno, una vittima c'è sempre, anche se non è costituito parte civile. Allora, 9 milioni di processi vogliono dire almeno 18 milioni di parti.
Cioè vuol dire più o meno ogni famiglia di questo paese. Non è pensabile che ogni famiglia di questo paese abbia una causa. Non è pensabile. C'è qualcosa che non va, è patologico. Nessun codice di procedura civile o nessun codice di procedura penale, nessun ordinamento giudiziario può reggere l'impatto con una domanda di giustizia di questo genere, che è patologica. Perché vedete, ogni anno in Italia vengono iniziate più cause civili, adesso sono un pochettino diminuite, ma i numeri sono comunque, l'ordine di grandezza è sempre questo, più cause civili di quante ne vengono cominciate in Francia, Spagna e Gran Bretagna sommate insieme. All'evidenza c'è qualcosa che non va. Io ho un'opinione che da molti non è condivisa, ma la dico lo stesso, perché spero di convincere. La ragione principale per cui ci sono così tante cause è che in Italia la legge tutela molto di più chi la viola rispetto a chi subisce le violazioni. Allora, facciamo subito un esempio per essere chiari. Perché mai in Italia un debitore dovrebbe pagare il suo creditore? Salvo che sia un fornitore abituale, allora quello non gli dà più le cose, ma fuori da questa ipotesi, perché mai dovrebbe pagarlo? Ammesso che il creditore riesca a provare in giudizio il suo buon diritto, gli darà esattamente quello che gli doveva dare, maggiorato di un tasso di interesse che solo da poco tempo è uguale a quello di mercato, perché prima era addirittura più basso, ma glieli darà fra 7-8 anni, glieli darà. Verrà condannato a darglieli. Quando la sentenza sarà esecutiva, il debitore avrà provveduto a occultare i suoi beni. Per cui, salvo che il creditore non scelga di transitare nel giudizio penale affidando a Cosa Nostra o all''Ndrangheta il recupero del suo credito, poi quando riprendiamo facciamo il processo pure a lui per estorsione o altro, perché a volte ci sono incendi, esplosioni e altre cose di questo genere, certo, se si affida alla giustizia dello Stato ha poche speranze di recuperare i suoi soldi. All'estero non è così. All'estero la giustizia è una cosa seria. Da noi non sempre. Allora, il primo dato è che bisogna introdurre delle deterrenze. Ne parlo volutamente col processo civile, perché nel processo penale le deterrenze sono un po' più urticanti, allora bisogna preparare l'uditorio al concetto di deterrenze. Se per esempio venisse introdotto un tasso di interesse giudiziale decisamente superiore a quello di mercato, probabilmente molti debitori che oggi preferiscono resistere in giudizio anziché andare in banca a farsi prestare i soldi, perché costa di più andare in banca a farsi prestare i soldi che non pagare il proprio creditore e resistere in giudizio, la smetterebbero. È un esempio. Se invece andiamo a cercare meccanismi palliativi, per esempio la responsabilità per lite temeraria, aggraviamo il lavoro del giudice e basta, perché dovrà dimostrare che c'è stata la lite temeraria, dovrà provare il danno per poterlo quantificare e perderà ulteriore tempo. Guardate che la durata dei procedimenti è in larga misura, in larghissima misura, direi per la quasi totalità, determinata dal numero dei processi. Faccio un esempio semplificando brutalmente, ma che dà l'idea. Se un giudice ha un processo da fare e questo processo richiede 4 udienze per essere fatto, si fa in 4 giorni. Se queste udienze devono essere cadenzate più in là perché sono necessari adempimenti, per esempio cercare un testimone, andare a prendere documenti, fare una perizia, mettiamo un mese, 4 udienze si fanno in 4 mesi. Ma se il giudice ha 2.000 processi sul ruolo e la prima udienza libera ce l'ha dopo un anno, 4 udienze sono 4 anni. Questa è una cosa semplicissima. Non è che ci sono chissà che misteri dietro la durata dei processi. Allora, è evidente che la prima cosa da fare è ridurre il numero dei processi. Ridurre il numero dei processi è semplicissimo. Basta che chi sa di avere torto subisca delle conseguenze gravi. Oggi non le subisce. Resiste in giudizio tranquillamente o avvia dei giudizi pretestuosi senza apprezzabili conseguenze. Nel penale. Nel penale come si riduce il contenzioso? Si riduce intanto riducendo il numero dei reati, nel doppio senso di eliminare un numero incredibile di fattispecie penali. Guardate, questa è una cosa fantastica che vi racconto. È venuto in Italia il responsabile del Consiglio d'Europa per i diritti umani e nessuno gli ha saputo dire quanti sono i reati in vigore in Italia, le fattispecie astratte previste. Per cui gli hanno cominciato a dare numeri a caso. Chi gli ha detto 5.000, chi gli ha detto 10.000, uno gli ha detto 40.000. Per cui questo è tornato costernato, anche perché, sapete, non è che uno gli ha detto 3.000, l'altro gli ha detto 3.200. Dice, ma... Ora, che non lo sappia io, che faccio il magistrato da 38 anni e il magistrato penale da 37, prima ho fatto per un anno il giudice condotto, nel senso che facevo tutto, piccolo tribunale oggi fortunatamente soppresso, e che però non lo sappia il Ministero della Giustizia, che tiene il casellario giudiziale, quindi dovrebbe avere l'elenco di tutti i reati in vigore, è gravissimo. Ma sono così tanti che nessuno sa quanti sono le fattispecie penali. Secondo, ogni tanto depenalizzano, ma depenalizzano senza cervello.
Nella penultima grande depenalizzazione, fra le altre cose, hanno depenalizzato la sfida duello. Adesso, io faccio sto mestiere, come dicevo prima, da 38 anni. Non solo non ho mai visto un processo per sfida duello, ma non ho neanche mai sentito parlare da chi aveva già 40 anni di esperienza quando io ho cominciato. Quindi anche se non la depenalizzavano, era lo stesso. Bisognerebbe guardare l'impatto sulle statistiche giudiziarie prima di scegliere che cosa abrogare anche, non soltanto la scala di valori. Non hanno depenalizzato invece, per esempio, il delitto di cui è l'articolo 462 del codice penale, falsificazione e alterazione dei biglietti delle imprese di pubblico trasporto. Sembra una cosa orrenda detta così. Sono quelli che cancellano con la gomma il biglietto del tram e lo timbrano un'altra volta. Per un biglietto che quando io ero in corte d'appello costava un euro, facevamo tre gradi di giudizio. Primo grado, appello e cassazione. E quando appunto ero in corte d'appello vedevo gli appelli fatti bene, perché guardate, spendevamo circa 3.000 euro di onorari al difensore, perché questi sono tutti ammessi al patrocinio dello Stato, perché non penserete mica che sia un lord inglese a cancellare la timbratura sul biglietto. È un disperato che non ha neanche un euro per pagare il biglietto del tram. Allora, vedevo gli appelli fatti bene in cui il difensore diceva: ma vogliamo, chi ha detto che sto biglietto è stato cancellato? I controllori dell'azienda trasporti municipale, ma perché sono dei chimici, sono dei fisici i controllori dell'azienda trasporti municipale? Vogliamo fare una perizia per vedere se è vero che questo biglietto è stato cancellato? E il giudice deve scegliere se buttare altri 1.500 euro dei contribuenti per fare una perizia oppure scrivere 3 o 4 pagine per spiegare perché non è necessario fare una perizia. Ora, se uno avesse solo quella cosa lì da fare si divertirebbe pure, ma siccome sono centinaia, io mi trovavo a pensare tra me e me, ma se potessimo fare che do io un euro all'ATM la piantiamo lì. Purtroppo non si può fare, bisogna scrivere la sentenza, che poi viene impugnata in Cassazione e così via. Allora, la depenalizzazione deve essere fatta col cervello, eliminando i reati che non solo sono inutili, ma sono dannosi, perché allo Stato costa un sacco di soldi reprimere una cosa di questo genere. È meglio non fargli pagare niente. Risparmiamo un sacco di soldi piuttosto che reprimere una cosa di questo genere. Mettiamo una sanzione amministrativa, se la può pagare bene, se no pazienza. Ci abbiamo provato. Adesso hanno fatto un'altra depenalizzazione, hanno fatto un'altra cosa senza cervello, anche se il ministro della giustizia mi ha fatto notare che su questa cosa era stato sentito il parere dell'Associazione Nazionale Magistrati, che aveva detto che andava bene. Io gli ho detto: non accadrà più, no, non per mia presunzione, ma perché abbiamo istituito delle commissioni di studio che danno dei pareri motivati sulle cose che ci arrivano, su cui esprimere un parere. Hanno depenalizzato l'appropriazione indebita di cosa smarrita. Ora, voi direte: vabbè, ma cosa ve ne frega? Niente, io avrò fatto forse un processo nella mia vita di appropriazione indebita di cosa smarrita. Ma pensate un pochettino ai processi tipici dei truffatorelli. Ricettazione, falso in scrittura privata e truffa, quando pigliano un assegno e non loro, lo vanno a presentare all'incasso con una firma digirata solitamente falsa, perché si attribuiscono un'altra identità. Ora, la tragedia qual è? Che la maggior parte di questi assegni sono, come quasi tutte le cose borseggiate, denunciate non come rubate, ma come smarrite. Per una ragione, non me ne vogliano gli ufficiali di polizia giudiziaria presenti, ma per una ragione comprensibile che induce gli ufficiali di polizia giudiziaria a richiamare l'attenzione dei denuncianti. Perché quando uno va dai carabinieri o alla polizia o dove volete voi a dire: mi hanno borseggiato, mi hanno portato via il portafoglio, avevo dentro anche il libretto degli assegni, di solito l'ufficiale di polizia giudiziaria gli chiede: lei ha visto quando gliel'hanno preso? Dice: no, se vedevo non me lo facevo prendere, ha pure ragione. Dice: allora come fa a dire che gliel'hanno rubato? Magari l'ha perso. Perché l'ufficiale di polizia giudiziaria fa così? Lo farei anch'io. Perché quando riceve una denuncia per furto, sa benissimo che non li prenderà mai, perché salvo che non li arrestino in flagranza, è impossibile prendere chi ha fatto queste cose. Però vanno a fare la statistica negativa. Quando il superiore gli fa l'ispezione, dice: ma che sono tutti sti ignoti? Ma tu non prendi mai nessuno, ma sei un demente. E allora quello, per pararsi da prima dall'osservazione che gli farà il suo superiore, tende a spingere un pochettino il denunciante a dire che non è stato rubato ma smarrito. Ma una volta che è smarrito e il reato di appropriazione indebita di cosa smarrita non c'è più, ma anche il reato presupposto della ricettazione, allora il giudice non è che lavora di meno, lavora di più, perché deve far venire il denunciante e dire: ma lei l'ha veramente smarrito sto coso qui? Mi racconti com'è successo questo smarrimento? E magari quello gli dice: no, guardi, per la verità io sono convinto che me l'abbiano rubato. E allora condanna per ricettazione. Quindi non diminuisce il lavoro, lo aumenta. Quindi andrebbero fatte con cervello. Il secondo tipo di intervento è sulle impugnazioni. 3 gradi di giudizio più o meno ci sono in tutti i paesi al mondo. La differenza fra l'Italia e gli altri paesi è che in Italia vengono percorsi davvero. Perché succede questo? Vi faccio l'esempio del confronto fra Italia e Francia.
In Francia solo il 40% delle sentenze di condanna a pena da eseguire viene appellato, in Italia il 100%. Perché mai? Perché in Francia non c'è il divieto di reformatio in peus, in Italia sì, cioè la Corte d'Appello, se appellante è il solo imputato, non gli può aumentare la pena, può solo confermarla, diminuirla o assolverlo. Quindi uno appella a costo zero, non rischia nulla. In Francia rischia. Perché se l'appello è temerario, la Corte d'Appello gli dice: tu non soltanto non rispetti le leggi, ma fai anche perdere tempo alla giustizia del tuo paese. Ti diamo un anno in più. E uno ci pensa prima di fare un appello a capocchia. No? Questa è una riforma che davvero non costa nulla, ma non c'è verso di farla passare. Mi è capitato di dire queste cose alla Seconda Università di Napoli. Un professore mi ha detto: ma sa, ci sono anche casi limite di dubbia interpretazione, bisogna tenere l'imputato al riparo. Ora, questi casi ci saranno anche, ma saranno uno su 100.000. Io non ho mai visto che ci siano casi dubbi quando uno esce da una banca con il Kalashnikov e il bottino e il passamontagna. Quello non vuole andare in galera e fa appello sperando che arrivi la prescrizione sul furto della macchina che ha usato per fare la rapina, che comunque porta via un pezzo di pena, sperando che comunque intanto non viene eseguita la pena. Possono scadere i termini di custodia se è detenuto, se è libero in carcere non ci va finché protrae il giudizio, e questo aumenta a dismisura il numero delle impugnazioni. Siccome le corti d'appello sono meno dei giudici di primo grado, perché la struttura giudiziaria è piramidale, c'è una corte di Cassazione, 26 corti d'appello e 100 rotti tribunali, è evidente che sulle corti d'appello, se appellano tutti, si abbatte un numero di processi che le corti d'appello non possono fare tempestivamente e, spiace dirlo, non possono neanche fare bene. Io sono rimasto sconcertato quando sono arrivato in Cassazione, perché ho visto che la stragrande maggioranza delle sentenze di appello noi le teniamo in piedi integrandole con quelle di primo grado, se no dovremmo annullarle quasi tutte, perché le sentenze di primo grado sono scritte decisamente meglio delle sentenze di appello, non perché siano cialtroni i giudici d'appello, ma perché sono sommersi di cose da fare. Allora, quanto ci vuole a introdurre deterrenze di questo tipo? Nel mondo anglosassone non hanno la reformatio in peus, ma hanno altri istituti estremamente interessanti, persino divertenti. Vorrei vedere se venisse, quando quelli che mi criticano perché dico queste cose, se io proponessi le cose americane o inglesi, perché dicono di aver copiato il codice da quelli, ma non hanno la minima idea di che cos'è il processo anglosassone per davvero. Allora, per cominciare, per appellare una sentenza, nel mondo di common law bisogna chiedere il permesso al giudice che l'ha pronunciata. Dice: io vorrei impugnare la sua sentenza. Quello dice: no, la mia sentenza va benissimo e non la appelli. Processo finito. Bisogna far affidarsi dei giudici per dare un potere di questo genere. Poi il giudice ad quem, cioè il giudice dell'impugnazione, esamina l'impugnazione se lo ritiene. Se no il processo è finito. Per esempio in Inghilterra la maggior parte degli appelli vengono definiti con la apposizione della scritta da parte di un giudice singolo della Corte d'Appello a margine, lost of time, perdita di tempo, e non è impugnabile. Si può fare l'opposizione, uno può dire: no, ma io voglio che sia discusso il mio appello, allora glielo discutono, ma hanno il reato di contempt of court, oltraggio alla Corte. Se hai fatto perdere tempo, finisci dentro. Uno ci pensa. Poi dicono di aver copiato il processo accusatorio. Il processo accusatorio non è quello che vedete per televisione con Perry Mason, che in realtà è un finto avvocato, perché difende sempre innocenti, è statisticamente impossibile. Trova sempre il vero colpevole, e non l'ho mai visto fare da nessun difensore, e lo fa pure confessare nel processo a carico di un altro, che tra l'altro qua non confessa mai nessuno, se posso dire per dare l'idea di quanto sia severa la giustizia negli altri paesi rispetto a noi, la prima volta che sono andato negli Stati Uniti ho dovuto compilare quel modulo, adesso si fa col computer, in cui ci sono domande di questo genere: ti rechi negli Stati Uniti con l'intenzione di compiere atti di terrorismo, di traffico di stupefacenti, sfruttamento a prostituzione o altre azioni criminali? E siccome c'è una curiosa nota che avverte che la risposta escluderà perciò solo dall'ingresso negli Stati Uniti, ma la decisione sarà rimessa all'ufficiale di frontiera, io mi sono incuriosito e ho chiesto a un gruppo di professori della John Marshall Law School di Chicago: ma scusate, fatemi capire, a parte il caso di errore materiale nella compilazione, uno che vi scrive sì, voi l'avete mai trovato? Dice: no, però se qualcuno scrive no e poi commette uno di questi reati, noi lo processiamo per aver dichiarato il falso all'ingresso. Io ho detto: ma abbiate pazienza, questo perché avete imputati mediamente stupidi. Perché il nostro imputato medio direbbe: non ce l'avevo l'intenzione, mi è venuta dopo.
e bisognerebbe fare un processo tremendo per dimostrare che l'intenzione ce l'aveva da prima. Il processo alle intenzioni. Allora, questi mi hanno risposto, no, il problema è che voi permettete agli imputati di mentire, noi no. Da noi l'imputato ha diritto di tacere, se vuole fare dichiarazione a suo favore deve giurare ed è obbligato a dire la verità. Se mente viene incriminato per perjury, che è punito con la reclusione fino a 25 anni. Ora, da noi l'omicidio volontario non aggravato è punito con la reclusione fino a 24. Loro puniscono la falsa testimonianza dell'imputato che si difende più severamente di quanto noi puniamo l'omicidio volontario, che la dice lunga. Vi risparmio il resto perché sennò la storia diventa lunga. Quindi bisogna affrontare il problema dal lato opposto a quello su cui è stato affrontato finora. Aggiungo una cosa, la rincorsa alle best practices, all'organizzazione, eccetera, rischia di essere controproducente, perché oggi gli uffici giudiziari italiani stanno in piedi malamente, in larga misura grazie alla loro inefficienza. Perché ci sono un sacco di persone i cui diritti sono stati violati, che non fanno denuncia o non fanno causa perché pensano che non serva a niente. Ma se con un colpo di bacchetta magica da domani i tribunali decidessero le cause in 6 mesi, si scaricherebbe una domanda di giustizia oggi sommersa che li paralizzerebbe. Quindi bisogna prima controllare la domanda, poi si può fare tutto il resto. Merita sicuramente un applauso sia per la incisività del ragionamento sia per la simpatia. Ma se uno l'ascoltasse puramente e semplicemente dice questo è un estremista, peggio di un pasdaran. E invece no, sta proponendo soluzioni draconiane a fronte di un problema che è emergenziale. Perché nel momento stesso in cui noi assistiamo ad una situazione tenuta in piedi, sostiene Davigo, dall'inefficienza del sistema, è possibile, ma anche dallo stragrande lavoro che fanno i magistrati. Io all'inizio, ponendomi di fronte ai numeri che sono stati ricordati in quella noticina che vi ha distribuito Stefano, mi sono domandato all'inizio, ma lavorano questi magistrati? E sempre guardando da lì dentro, dal di dentro, con la curiosità che contraddistingue le persone che si trovano di fronte a un lavoro nuovo, e mettendola a confronto con quella, col livello di produttività degli altri paesi europei, mi sono reso conto che in Italia lavorano quasi il doppio. Il doppio dei francesi e il quadruplo dei tedeschi. Per capirsi. E allora uno si domanda quali sono i problemi veri e soprattutto una volta analizzati e verificati e messi in fila tutti i problemi che ci sono in questo settore del quale io sento parlare per la verità da quando faccio questa professione, bisogna che comprenda anche quali sono le possibili soluzioni. Io credo che prima di tutto vedete, la giustizia è un fattore complesso del quale non si può parlare né partendo dall'ottica dei magistrati, né dall'ottica degli avvocati, né dall'ottica neanche degli amministratori, quindi anche del governo. Bisogna partire dall'ottica dei cittadini. Perché il cittadino che si trova di fronte ad una situazione quale quella che vi è stata descritta si trova sostanzialmente disorientato, è come se uno andasse alla stazione, dice voglio andare a Roma, che treno vuoi prendere? È quello che passa adesso, va bene, parti, ma quando arriva? Questo non si sa. Nessuno è in grado di dirti quando arriverà, né se arriverà, né se ci saranno incidenti di percorso o roba del genere. E a fronte di una situazione di questo tipo, considerare la giustizia come una priorità vuol dire sostanzialmente crederci profondamente, investirci una marea di soldi in tutta quella serie di riforme che sono state anche suggerite, ma presupponendo una volontà politica che molto spesso io mi domando se c'è, non tanto in relazione alla giustizia civile che dovrebbe trovare i sistemi deflattivi
in quelli anche che sono stati proposti ultimamente nella negoziazione assistita, nel trasferimento delle procedure all'arbitrato e in altri sistemi che possono portare a questo risultato. Ma ci vorrebbe una volontà politica di intervenire, di incidere anche nel processo penale, che è la materia in relazione alla quale molto spesso io ho visto chiudersi a riccio. Con manifestazioni non sempre edificanti, coloro che avrebbero dovuto rappresentare tensioni etiche totalmente diverse. Dico questo perché i cittadini, quando si pongono dinanzi a un processo penale, hanno complessivamente interesse a vedere un accertamento veloce e soprattutto hanno un interesse a quella che noi chiamiamo certezza della pena. Non tutti hanno questo interesse, ovviamente, non certo i delinquenti incalliti, ma i cittadini sì. E gran parte del consenso che sotto questo profilo riescono ad acquisire coloro che maturano dall'inefficienza della pubblica amministrazione in genere, dell'amministrazione della giustizia, un senso di costante manifestazione di populismo deriva proprio dal fatto che i cittadini sono stanchi di adire un sistema che non dà loro alcuna certezza, soprattutto nelle parti offese. Vedi, la riforma dell'88 ha relegato la persona offesa dal reato in una condizione totalmente marginale, compiendo un atto che nella logica di quella riforma poteva avere una giustificazione, ma che complessivamente nel quadro di un equilibrio sociale, perché la giustizia bene resa è anche garanzia di equilibrio sociale e di solidarietà sociale, non aveva nessun senso. Tant'è che oggi, se uno dovesse porsi nell'ottica di essere persona offesa di un reato e di cercare di tutelare in sede penale un diritto, si troverebbe veramente, veramente, credetemi, disorientato per la lunghezza del processo, per la labilità delle possibili decisioni, per l'incertezza anche del risultato. Ma come quello ha rubato, me lo vedo libero per la strada. Perché questi sono i ragionamenti che fanno i cittadini. È per questo che io dicevo all'inizio, mettiamoci nell'ottica dei cittadini. Questo vi sentite dire per strada. Questo io mi sono sentito dire più volte anche dalle forze di polizia, tanto per essere chiaro, che sono qui degnamente rappresentate. Quando mi dice, ma noi le arrestiamo e il giorno dopo li mettono fuori. Eppure tutti sanno che sono persone che non possono certamente, è difficile spiegare queste situazioni. Io ho ascoltato più volte, conosco anche il pensiero del presidente Davigo e so anche cosa lui pensa degli avvocati e del numero degli avvocati. Premesso che sul numero degli avvocati sono d'accordo anch'io. In Italia abbiamo un avvocato ogni 300 persone, cioè ognuno ce l'ha nel taschino, se non ce l'ha in casa ce l'ha tra i cugini, i parenti prossimi, eccetera. Il che porta necessariamente a un processo inflattivo del contenzioso, come ovvio perché tutti devono mangiare, no? Alla fine, se li mettiamo nel mercato e li sciogliamo liberi, un ragazzo di 30 anni cosa volete che faccia? Se non arrangiarsi a fare qualcosa che consenta di mantenersi fin quando non trova qualcosa di meglio da fare. C'è anche da comprenderlo. Però, se non ci fossero gli avvocati a mediare queste situazioni, ma voi credete che molto spesso il rapporto tra cittadino e giurisdizione sarebbe accettabile? Ve lo dice uno che per esperienza ha dovuto 1000 volte giustificare i comportamenti dei magistrati. Ha dovuto 1000 volte giustificare una persona offesa perché la causa veniva rinviata di 6 mesi, 7 mesi, quando lui la riparazione dell'offesa la voleva subito.
Ha avuto il dovere mille volte di essere da filtro, sapendo che quei magistrati erano dei galantuomini, delle persone per bene, a fronte di cittadini scontenti, non del risultato della causa, perché se non ci fosse un affidamento nei confronti del risultato, probabilmente si smetterebbero tutti di rivolgersi ai magistrati. La verità è che quell'esigenza di tutela e di giustizia che è insita fin dalla nascita in ciascuno di noi, ha ancora nei confronti della magistratura un livello di credibilità che è enormemente superiore rispetto a tutte le altre istituzioni statuali. Ma questo è un patrimonio che la magistratura non può perdere e io vi dico che al mantenimento di questo patrimonio, con tutti i difetti che l'avvocatura ha, a cominciare dall'eccessivo numero che porta a tutte quelle manifestazioni di inefficienza o a tutti quei peccati di cui parlavo prima, ecco, di questa bisogna avere un tantino di rispetto. Cosa fare per il penale? Per il civile ne so poco, per la verità. Nel penale mi sono molto, molto impegnato nella verifica. Io sono d'accordo con Davigo, molte fattispecie criminose andrebbero proprio eliminate. Anche perché, e trasformati in illeciti amministrativi, anche perché alla gente pagare dei soldi non fa mica piacere. Ma è possibile che io debba impegnare per una guida in stato d'ebbrezza di un ragazzino del sabato sera un magistrato? Gli confisco la macchina, gliela sequestro, gli faccio dare due calci nel sedere dal babbo o dalla mamma, se la macchina è la loro e non è la sua, perché se no non gliela posso confiscare, e gli faccio pagare una sassata e gli revoco la patente per un tempo lungo. Cioè gli faccio molto più male che con una condannina magari patteggiata, una condizionale da niente. Tanti reati sono così. Entro pene. Le pene piccole non vengono scontate in nessun modo, si scrivono, ma poi, oltre quello, è quasi rumar l'aria col mestolo, no? Diceva la mia povera nonna, per dire che era un lavoro inutile, invece che rumar la minestra, diceva mi sembra di rumar l'aria. È la stessa cosa, evidentemente, di fronte a situazioni di questo tipo. E finisco con una idea che io ho più volte rappresentato nelle sedi istituzionali in cui mi sono mosso. Noi abbiamo dei comparti in cui, che noi poi scontiamo 20.000 prescrizioni in primo grado e altrettante 23.000 in appello, tutti gli anni. Potete immaginare cosa questo voglia dire. Noi abbiamo tutta una serie di reati contravvenzionali, tra quali anche reati di allarme sociale, tutti i reati urbanistici e tutti i reati ambientali, in relazione ai quali una riflessione andrà pur fatta, perché non è pensabile che tutti questi reati vengano messi in collo alla magistratura in base a quella propensione a criminalizzare tutto che c'è stata da 20 anni a questa parte, per cui i reati sono diventati un numero infinito del quale non si sa neanche esattamente la entità. Però vi sono degli strumenti che, se le società fossero seriamente impegnate a perseguire questi illeciti in maniera corretta, consentirebbero molto di più e molto più incisivamente un intervento dello Stato. E qui mi fermo per dirvi che questi reati finiscono tutti ovviamente in prescrizione, qualche volta non arrivano neanche in primo grado. E poi vi sono tutta un'altra serie di reati per cui qui ancora in questa realtà piccola, e termino, vengono considerati tali, ma se io vado a denunciare il furto di un motorino a Napoli mi si mettono a ridere, no? O a Palermo. Si mettono a ridere, dice su, via, smetta avvocato, vada via, non ne compri un altro che fa prima, e via. Per dirvi, e nel momento stesso in cui si affronta il problema della inflazione
della giurisdizione penale, dell'ingolfamento della giurisdizione penale, io credo che non sarebbe male cominciare a svolgere una riflessione anche sul principio della obbligatorietà dell'azione penale, sul quale molto spesso abbiamo parlato senza avere la capacità di affrontarlo per quello che meriterebbe di essere affrontato. Una domanda breve e se volete anche un po' polemica, però me ne assumo la responsabilità. In questi ultimi anni, da più parti politiche, è stato spesso sollevato il problema della durata delle ferie dei magistrati. Adesso il legislatore è intervenuto. La domanda è questa: le ferie dei magistrati costituiscono realmente uno dei più gravi problemi del funzionamento della giustizia in Italia, oppure talvolta i magistrati costituiscono un problema per taluni politici? Guarda, mi permetterai di non rispondere. Prego. Questa cosa delle ferie mi ha fatto veramente arrabbiare. Io, per cominciare, devo premettere che detesto le ferie. Secondo me le vacanze sono il periodo peggiore nella vita di un essere umano. Uno subisce tali e tanti stress, tanti soprusi, che se glieli facessero una vita di tutti i giorni reagirebbe. Però siccome in vacanza ha l'obbligo di divertirsi, allora fa niente se si mangia male nel ristorante dell'albergo, fa niente se piove tutti i giorni che uno è andato in montagna. Uno sopporta una serie di cose terribili, tra l'altro una settimana per acclimatarsi quando arriva, un'altra settimana per riacclimatarsi quando torna, un inferno. Comunque, in ogni caso, io in tutte le vacanze ho sempre lavorato, magari in un posto diverso da dove sto di solito, perché siccome durante le nostre ferie non sono sospesi i termini di deposito delle sentenze, intanto le devo scrivere, litigando tra l'altro con i familiari, che poi dicono, ma insomma, vai in vacanza per scrivere. Non è che si scrivono da sole le sentenze, bisogna per forza scriverle. Allora, accreditare l'idea che il disastro della giustizia dipenda dalle ferie dei magistrati, dicendo, ma questi hanno 45 giorni di ferie. 45 giorni di ferie sono tante quante quelle dei marescialli, dei carabinieri o della Guardia di Finanza, per cominciare. Solo che adesso noi ne abbiamo 30 e loro ne hanno ancora 45. E infatti io ho fatto ricorso. Ho fatto ricorso straordinario al Capo dello Stato dicendo, primo, non è vero che sono state ridotte. Non sono state ridotte perché, siccome non sanno neanche legiferare, hanno scritto che dopo l'articolo Vatte la Pesca, c'era l'articolo Vatte la Pesca bis, e quindi ribadivano la vigenza dell'articolo, solo che uno dice che sono 45 giorni, l'altro dice che sono 30. Allora l'unica interpretazione possibile è che sono 45 giorni per i magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali, sono 30 per quelli fuori ruolo, che va anche benissimo, così imparano ad andare fuori ruolo. Seconda questione. Mettiamo che abbia ragione il governo a ridurre il periodo feriale, ma confonde le nostre ferie col periodo feriale. Sarebbe come dire che i medici non devono fare ferie perché gli ospedali devono stare aperti sempre, ma turnano, anche i magistrati turnano. Il periodo feriale è una cosa, le ferie dei magistrati sono un'altra. Terzo, ma se mai visto un datore di lavoro che riduce unilateralmente, perché manco ha chiesto la nostra opinione, le ferie ai dipendenti e non gliele paga? Quindi io sono convinto che lo vinciamo il ricorso, non... ho pochi dubbi sul punto. E poi voglio vedere quale sarà la reazione del governo, che l'aveva presentata come la panacea di tutti i mali. Secondo, c'è un problema di effetto annuncio che bisognerebbe avere il coraggio di sbugiardare. Io una volta ho detto al ministro che devo regalare a lui e al Presidente del Consiglio due testi, o perlomeno è stato i due testi. Il primo è I Promessi Sposi, per il tumulto del forno delle Grucce, dove il gran cancelliere Ferrer vide che essere il pane a un prezzo giusto sarebbe stata un'ottima cosa e pensò, e qui fu il suo errore, che bastasse un suo ordine per ottenerlo. Allora, quando mi si dice facciamo una legge che stabilisca che i processi debbano essere conclusi entro un anno, io rispondo, e perché non 6 mesi? 15 giorni. Dopodiché saranno termini che è impossibile osservare per le ragioni che dicevo prima. Allora questo è fumo negli occhi buttato ai cittadini, perché i problemi sono quelli che ho rappresentato io prima. Vuoi affrontare quei problemi? Poi adesso dico una cosa che gli avvocati interpretano sempre alla rovescia di come io la dico. Io la ridico ogni volta per vedere se la capiscono che come la dico io. Io non arrivo a dire quello che ha detto il consigliere Fanfani, e cioè che sono gli avvocati a determinare il contenzioso, perché se lo dico mi scuoiano vivo.
Mi limito a constatare un dato obiettivo economico. Se noi riuscissimo a ridurre della metà il numero dei processi, non basterebbe ancora, ma sarebbe un grosso passo avanti, ceteris paribus, come dicono gli economisti, ridurremmo della metà il reddito degli avvocati. Allora, potete pensare che gli avvocati possano accettare una cosa di questo genere? No. Io, se facessi l'avvocato, mi arrabbierei moltissimo all'idea che i processi vengano dimezzati. Perché a meno che non riescano a farsi pagare il doppio per ogni singolo processo, il che sono portato a escluderlo, hanno già difficoltà a farsi pagare per questi, figurarsi se li dimezzassimo. Allora bisogna prima ridurre il numero degli avvocati, che non è che però si possono deportare. Bisogna pian pianino farne entrare di meno man mano che quelli anziani vanno in pensione. Allora bisogna mettere il numero chiuso a giurisprudenza. La prima vera riforma della giustizia è il numero chiuso a giurisprudenza. E io credo che gli avvocati dovrebbero essermi grati quando dico questa cosa, perché è nel loro interesse, perché la professione si sta proletarizzando. Quando io ho cominciato a fare il magistrato, a Milano c'erano 983 avvocati. Io ero impressionato perché c'era questo libro del Consiglio dell'Ordine, dicevo, 983 avvocati, ma quanti? Adesso sono 23.000. Allora, dobbiamo continuare così? Ma sì, continuiamo, ogni anno aumentano di 15.000. Guardate che attualmente il 93% dei giovani laureati in giurisprudenza finisce a fare l'avvocato. Metà di loro dice di averlo fatto come ripiego, perché voleva fare qualcos'altro nella vita e non ci è riuscito. Quando io mi sono laureato, la laurea in giurisprudenza era considerata una laurea elastica, che permetteva impieghi variegati, dalla pubblica amministrazione alle professioni forensi, al lavoro presso imprese. Adesso non è più così, la pubblica amministrazione non assume da 20 anni. Le imprese hanno esternalizzato i servizi legali, praticamente non c'è altra via d'uscita che fare l'avvocato. Allora, mi chiedo, l'Italia con 60 milioni di abitanti ha 250.000 avvocati, il Giappone con 120 milioni di abitanti ha 25.000 avvocati. Quando il sistema paese Italia si confronta col sistema paese Giappone, che speranze ha? Che speranze ha di sopravvivere nel mercato mondiale? Nessuna. Allora, siccome di giuristi non abbiamo bisogno, bisogna smetterla di laureare giuristi e cominciare a laureare ingegneri, chimici, fisici, altre cose che possono servire. Io una volta, tanto per rendermi popolare, parlando agli studenti del primo anno di giurisprudenza dell'Università Statale di Milano, ho detto due cose. Una, che è una cosa in cui credo realmente. L'altra era una battuta di spirito, ma gli studenti l'hanno presa come se fosse una cosa vera e si sono spaventati moltissimo. La cosa a cui credo fermamente è che bisogna portare il corso di laurea in giurisprudenza a 6 anni, oggi è di 5, perché ci sono materie che non vengono insegnate che dovrebbero essere insegnate. Per esempio, io trovo sorprendente che non venga insegnata a un giurista la logica. Cioè, un corso istituzionale di logica dovrebbe esserci. Trovo inaccettabile che non gli venga insegnato a leggere un bilancio. Come avvocati, come notai, dovranno saper leggere un bilancio. Trovo inaccettabile che non imparino alcuni elementi minimi di psicologia. Come si fa a sentire una persona, a esaminare un test o un imputato, se non si ha idea di come si forma il ricordo nella mente delle persone e di come lo si fa affiorare? Sì, uno lo imparerà magari fuori di fare la professione, ma intanto non lo sa. Poi c'è molto altro, e mi fermo qui. La battuta che avevo fatto invece era: e poi bisogna mettere obbligatorio al primo anno l'esame di analisi matematica, così vi iscrivete a ingegneria e modernizziamo il paese. Ho visto spargersi il terrore sul volto degli studenti che all'idea di dare l'esame di analisi matematica strillavano. Quindi le ferie sono state un'inutile provocazione, come altre cose che ci fanno. Noi abbiamo una lunghissima esperienza a ricevere dispetti, insulti e minacce da persone che hanno una lunghissima esperienza a farcene, molto più di quella che hanno quelli attuali. Quindi non ci fanno impressione queste cose, perché poi sappiamo che sul medio-lungo periodo rientrano, perché se non rientrano per ravvedimento di chi le ha fatte, rientrano per decisione dei giudici e qualche volta delle corti sovranazionali. Quindi non mi preoccupo più di tanto. Però mi dà fastidio. L'ho considerato uno schiaffo in faccia, perché vuol dire far credere ai cittadini che il disastro della giustizia dipende dal fatto che i magistrati fanno troppe ferie. E nessuno spiega ai cittadini che i magistrati in quelle ferie scrivono le sentenze. L'applauso della magistratura è di tutta evidenza, io sentivo che qua, l'applauso veniva da qua. Posso? Anche Sua Eccellenza Reverendissima ha applaudito, quindi. È vero. Posso dire che confermare che è l'ultimo dei problemi e che poi, quando io vedo magistrati che scrivono 200-300 sentenze in anno,
cioè una al giorno, per loro mi piglia l'angoscia, no? Io che quando dovevo scrivere un motivo d'appello cominciavo a star male 15 giorni prima. E vi devo dire che per loro mi piglia l'angoscia, perché non lo fanno, ci hanno da fare anche le altre cose. Per cui devo dire, se un magistrato vuol lavorare, lavora, se un magistrato non vuol lavorare, vuol fare il vagabondo, non lavora. Però questo è certamente uno dei problemi assolutamente marginali sul quale credo non si debba neanche perdere tempo a discutere, per capirsi. Però mi rendo conto che è un tema fastidioso, che non mi fate dire altro su, perché dopo corro il rischio di essere antipatico, e non lo voglio essere. Però io credo che il problema della giurisdizione nel suo complesso sia difficile da enunciare, se non mettendosi in una posizione che non è facile da conseguire, perché ha bisogno di una visione ampia e ha bisogno anche di una grandissima libertà di pensiero che difficilmente può avere un rappresentante del governo, come difficilmente la può avere un rappresentante della categoria, perché ognuno ha degli equilibri anche interni da gestire. Ora, il presidente Davigo è un uomo assolutamente libero, assolutamente chiaro nel suo pensiero, eccetera. Però rendetevi conto che quando si affrontano i problemi politici, la prima cosa che ti devi domandare è se hai i voti per realizzare quello che tu credi giusto di poter fare, di dover realizzare. E molto spesso le buone intenzioni si fermano dinanzi alla mancanza dei requisiti fondamentali. Io mi rendo anche conto che porre la questione in questi termini può essere per certi aspetti antipatica oppure anche evanescente, non certamente incisiva, però credetemi che se si affronta il problema in questi sensi, io sono d'accordo a dire che è uno dei problemi minimali, marginali, sui quali non vale neanche la pena di discutere, ma se si vogliono affrontare complessivamente i problemi della giustizia bisogna affrontarli in un quadro più generale, nel quale tutto sia ricompreso. Gli interessi dei singoli, l'interesse della collettività, l'interesse della giurisdizione e le possibilità concrete in un determinato momento storico e nella situazione politica data di individuare le soluzioni possibili. Sempre per rimanere, diciamo, i rapporti fra la magistratura e l'attuale governo, sono andato a cercare l'ultimo documento approvato all'unanimità dal Comitato Direttivo Centrale dell'ANM nella riunione del 28 ottobre. Notissimo. Proverei a leggerlo rapidamente per chiedere poi a voi un commento su questo tema. L'ANM richiede al Governo di adottare con urgenza tutti i provvedimenti oggetto delle aperture formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia in occasione dell'incontro congiunto del 24 ottobre scorso. Delibera inoltre di sostenere immediatamente i colleghi che ricorreranno contro i profili di incostituzionalità e di contrasto al diritto dell'Unione Europea contenuti nel DL 168/2016. L'ANM, in relazione ad alcune recenti dichiarazioni provenienti anche da esponenti istituzionali, esprime la netta contrarietà al rafforzamento del ruolo degli avvocati nei consigli giudiziari, con particolare riferimento alle valutazioni di professionalità dei magistrati, trattandosi peraltro di profilo che non attiene al perseguimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, tema quest'ultimo che rappresenta una priorità assoluta per la magistratura associata,
per tutti gli operatori della giustizia e per lo stesso governo. Su che cosa lo vuole il commento? Sulla prima o sulla seconda parte? Se possibile su entrambe, in maniera sintetica così. Comincio a dire che sulla seconda parte preferirei non fare commenti, perché alcuni consigli dell'ordine, quello di Roma e quello di Milano, hanno scritto a tutte le autorità protestando contro le mie dichiarazioni, che io non avevo mai reso. Si sono inventati delle dichiarazioni, perché poi si parlano gli uni con gli altri, nessuno è andato mai a verificare se io le avessi rese. Probabilmente hanno confuso il comunicato del Comitato Direttivo Centrale, il deliberato del Comitato Direttivo Centrale preso all'unanimità, in questo senso certo l'ho votato anch'io, se è all'unanimità, con mie dichiarazioni, che io non ho mai reso, quindi hanno protestato per queste mie dichiarazioni. Quindi figuratevi se le faccio, per cui non le faccio sulla seconda parte. Sulla prima invece ho molto da dire. Anche perché si presta a equivoci, bisogna spiegare all'opinione pubblica, perché mi sono sentito dire, ma gli altri protestano perché li trattengono in servizio e voi protestate perché li mandano in pensione. Ma com'è sta cosa? Allora, cerchiamo di chiarire i termini del problema. Ci sono alcune questioni che riguardano anche ciascuno di noi personalmente, ma vi dirò in che termini, ma ci sono questioni di principio e sulle questioni di principio non si può transigere. Una questione di principio è l'indipendenza della magistratura. Quello che il governo non può fare è mandare a casa i giudici e poi decidere lui quali restano in servizio. Questo è un attentato gravissimo all'indipendenza della magistratura. Lo ha già fatto l'Ungheria e la Corte di Giustizia gli ha detto che è in contrasto col diritto comunitario, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Non è possibile. Quindi su questo lo scontro sarà durissimo. Noi abbiamo avuto assicurazione al governo che il problema rientrerà. La seconda questione, adesso poi vi dico in che termini rientrerà, la seconda questione è che mancano 1130 magistrati. Più di 600 mancavano già prima. Poi è arrivato il Presidente del Consiglio che ha detto rottamiamo tutto, a casa 450 magistrati, abbattendo l'età pensionabile da 75 a 70 anni. Gli era stato detto, guarda, io personalmente se mi avessero mandato in pensione a 29 anni sarei stato felicissimo, avrei fatto altre cose nella vita, con una pensione che mi permetteva comunque di non avere preoccupazioni. Però qual è il problema? Se tu li mandi a casa subito, crei una scopertura di organico. E infatti adesso mancano 1130 magistrati su circa 9000 di organico. È inaccettabile. Noi non vogliamo andare in pensione. Io non voglio lavorare al posto di quelli che non ci sono. Questa è la questione. Perché se mancano 1130 magistrati, gli altri devono fare il lavoro anche di quelli. Io una volta, quando ero giovane, mi illudevo sul fatto che i capi degli uffici fossero sensibili a certe tematiche. Adesso dovrei starmi zitto perché sono anch'io in un certo senso un capo dell'ufficio, ma in Cassazione in parte diverso, avevo proposto al mio procuratore della Repubblica di fare i reparti quadro, come nelle forze armate. I reparti quadro erano quelli che avevano i mezzi, o avrebbero dovuto avere i mezzi, ma non avevano gli uomini. In caso di mobilitazione generale gli avrebbero dato gli uomini. Allora gli dicevo, all'epoca la procura aveva un organico di 34 sostituti, ne mancavano 8, e dicevo fai 8 uffici quadro, a cui assegni i processi da non fare, che possono anche aspettare. Perché devi fare lavorare i 26 che ci sono per 34? Se l'organico è di 34 ed è stato stabilito dal legislatore in 34, non devono lavorare di più. Questa è la questione, perché ce n'è già troppo da fare. Ed è un lavoro difficile, è un lavoro che non puoi fare. Vedete, noi abbiamo risposto in questi anni a questa crisi aumentando i ritmi di produzione oltre il limite della ragionevolezza, secondo me. Noi facciamo i processi agli imprenditori che aumentano la produttività oltre certi livelli quando qualcuno poi si fa male. Ecco, noi non ci facciamo male, ma si fanno male quelli che abbiamo davanti. Quando io sono arrivato in Cassazione, dopo un mese, mi ha chiamato il Presidente e mi ha detto come ti trovi? Io gli ho detto abbastanza bene, ma mi paiono un po' contratti i tempi di decisione. E lui mi ha detto in che senso? E io gli ho risposto nel senso che 8 minuti ergastolo mi sembrano pochi. Lui è rimasto un po' così, mi ha detto, come sarebbe 8 minuti ergastolo? Ho detto, sarebbe che oggi avevamo 60 processi, perché facciamo 60 processi ogni giorno. Ogni giorno. Di cui uno con 12 ergastoli. Io avevo guardato quanto tempo avevamo impiegato a decidere quel processo e l'avevo diviso per 12 e veniva 8 minuti ergastolo. Allora, siccome dobbiamo darci tutti delle giustificazioni, se no non si dorme più la notte, il Presidente mi ha detto, capisco, però sai, tieni conto che noi siamo giudici di legittimità, quindi alla fine che siano l'ergastolo, che siano 50 euro di multa, è la stessa cosa, dobbiamo solo verificare l'esatta interpretazione della legge. E io ho detto, certo Presidente, anche l'asse di equilibrio a 10 centimetri dal suolo e a 200 metri d'altezza è la stessa cosa.
Però primo, 200 metri d'altezza lo fanno solo gli equilibristi. Secondo, sono diverse le conseguenze se metti un piede in fallo. Non si può far finta che tutti i processi siano uguali, perché non è così. C'è una carica emozionale, anche per un giudice di legittimità, a dare l'ergastolo, che non c'è nel dare 50 euro di multa. Con questo non voglio dire che 50 euro di multa si possono dare così. Però voglio dire che chi fa il mio mestiere deve avere la possibilità di riflettere su quello che fa. Perché le conseguenze sulle persone che ha davanti possono essere devastanti se commette un errore. Allora, in questo contesto, noi pretendiamo che l'organico sia coperto, pretendiamo che la situazione, che non avrebbe dovuto essere portata a questo punto, bastava fare un anno, 75 anni, l'anno prossimo 74, l'anno dopo 73, fino a 70, e non ci sarebbero stati questi effetti devastanti. Ridotti da un giorno all'altro, ha avuto questo effetto dirompente, salvo poi trattenere in servizio quelli che il governo vuole. Ma non mi importa, perché possono essere persone più degne del mondo, è il principio che è inaccettabile. Devo citare un'altra volta i rapporti fra potere temporale e potere spirituale. Il problema della lotta per le investiture era tutto lì, era l'indipendenza della Chiesa, perché se l'imperatore decideva lui chi faceva il vescovo, la Chiesa non era più indipendente. Allora, il Presidente del Consiglio ci ha detto che va bene, riportiamo l'età pensionabile a 72 in via transitoria finché copriamo i vuoti di organico. Per coprire i vuoti di organico rapidamente gli abbiamo chiesto di aumentare il numero dei membri delle commissioni d'esame, perché correggere tanti temi richiede molto tempo, esaminare tante persone richiede molto tempo. E lui ci ha detto, ma non possiamo tornare al concorso di primo livello. Spiego per i non addetti ai lavori, i magistrati sono reclutati con un concorso di secondo livello, nel senso che non basta la laurea in giurisprudenza, bisogna avere il diploma di scuola di perfezionamento e professioni legali, oppure l'abilitazione di avvocato, oppure il diploma di ricercatore universitario, oppure avere fatto tirocinio presso gli uffici giudiziari, oppure avere svolto per 5 anni funzioni direttive in una pubblica amministrazione. Questo tra l'altro ha delle conseguenze molto sgradevoli, nel senso che i nuovi magistrati non possono più essere definiti giovani, perché adesso entrano minimo con 30 anni, qualche volta 32, 35, e nell'ultimo concorso hanno promosso una di 60 anni. Io non so se valga la pena di investire sulla formazione professionale di una persona di 60 anni, ma questo è un altro discorso, una volta che dicono che non c'è più limite di età. Allora, problema qual è? Che io ho risposto al Presidente del Consiglio, non si può fare di ritornare al concorso di primo livello per due ragioni. La prima è che il concorso di secondo livello è stato introdotto per ridurre la platea dei candidati, perché prima ne avevamo troppi, continuiamo ad averne troppi, abbiamo sempre 20.000 domande per 350 posti circa, ma non riusciamo a coprire i posti messi a concorso, il che getta un'inquietante luce sul livello di preparazione universitaria in questo Paese. Il secondo aspetto è che nel frattempo troppi magistrati sono entrati col concorso di secondo livello e sono entrati tardi, non arrivano neanche più al massimale contributivo per poter avere la pensione di anzianità, quindi dovranno andare tutti in pensione con la pensione di vecchiaia e con una pensione decurtata. Questo non è giusto, perché se alzi l'età di ingresso non puoi abbassare l'età di uscita, devono avere la possibilità di lavorare 40 anni, come è stato sempre, come è per qualunque altro lavoratore. E allora ci ha detto, va bene, facciamo 72 anni per tutti in via transitoria. Adesso sta cosa qui non la stanno facendo, perché non l'hanno ancora calendarizzata, non sappiamo se verrà approvata. Allora noi intanto abbiamo, non dico dato il via alle ostilità, ma fatto quello che avevamo preannunciato. Abbiamo dato assistenza ai colleghi che intendono impugnare i provvedimenti collegamento a riposo. E sono convinto che vinciamo anche queste di cause. Ma spero di non doverle vincere, perché se le vinciamo l'effetto è dirompente, la magistratura diventa ingovernabile, perché se si disapplica la normativa nazionale in ossequio al diritto comunitario, l'età torna a 75 anni. Che succede? Che quelli che sono andati in pensione potranno chiedere di essere riammessi in servizio, che quelli che non erano legittimati a concorrere per un posto adesso lo saranno. Bisognerà rifare tutti i concorsi, perché andranno annullati, tutti i capi d'ufficio, me compreso, ma non mi importa niente, saranno, non me ne importa niente perché ormai sono vicino alla pensione, quindi tutto sommato nel tempo che loro vincono il ricorso io continuo a fare il presidente di sezione finché non vado in pensione. Diventa un pasticcio, quindi tra l'altro è interesse del governo accettare le nostre proposte, però non è che può dirci che le accetta e poi è vero che si è impegnato per il fatto del terzo, perché è il fatto del Parlamento, ma il governo in un sistema parlamentare può stare in carica se il Presidente del Consiglio ha la fiducia. Quindi se non ce l'ha è un problema serio per il Presidente del Consiglio, non per noi.
Però ce lo devono far passare questa cosa qui. Adesso abbiamo un altro comitato direttivo centrale, il 18, non ce la faccio più a fare i comitati direttivi centrali ogni 15 giorni. Però è il segnale che stiamo con le armi al piede. Io personalmente sono molto contrario allo sciopero, l'ho detto in tutte le sedi, perché lo sciopero è una pistola caricata con un colpo. Dopo che l'hai sparato sei disarmato. E siccome, come ha detto una volta un ex ministro della giustizia, su cui io non concordavo per niente su tutto ciò che diceva, tranne che su questa cosa, ci ha detto una volta: immaginate di fare un giorno di sciopero, vorrà dire che i processi invece che 10 anni dureranno 10 anni un giorno. In realtà non è così, durano di più. Però è vero che alla controparte sindacale non gliene fa né caldo né freddo se noi facciamo un giorno di sciopero. Però potremmo trovare forme di agitazione molto molto più pesanti. La mia idea, per esempio, è di ridurre la produttività a livello dei tedeschi. Qualcuno può dire che i tedeschi non lavorano? Vediamo se facciamo un quarto dei processi che facciamo oggi, che cosa succede in questo paese. Come vedi, l'ora di cena si avvicina. No, permettetemi di... Avete visto, prima mi sono trovato un po' in imbarazzo nella questione delle ferie. Adesso mi trovo in imbarazzo due volte, perché il presidente Davigo può fare il sindacalista, deve fare il sindacalista, ha mandato di difendere fino in fondo i suoi magistrati che gli hanno dato questo incarico. E quindi può polemizzare con il governo. Io non lo posso fare nel ruolo istituzionale che ho. Però vi posso dire quello che è il mio pensiero personale, ma soprattutto vi posso dire quello che ha detto il Consiglio Superiore della Magistratura. Morgigni, gli ho chiesto prima conferma se la mia memoria era buona, in relazione a questo problema. Ma guardate che il problema del 70-72 anni non è l'unico problema che il 28 è stato affrontato, perché è stato affrontato il problema dei 3 anni nella permanenza nell'ufficio, è stato affrontato il problema della vocazione del processo se il PM non esercita l'azione penale oltre il termine di 3 mesi, è stato affrontato il problema delle nuove assunzioni di personale del fondo pluriennale per la giustizia. Cioè il campo è molto grande e come Consiglio Superiore della Magistratura questi problemi li abbiamo affrontati in sede di parere a quello che era il provvedimento governativo. E come prima mi ricordava l'amico Morgigni, anche il Consiglio Superiore della Magistratura in relazione al problema dei 72 anni ha detto, beh, ovviamente come parere, o li mettete tutti a 70 o tutti a 72, preferibilmente a 72 per evitare quella scopertura di organico alla quale faceva riferimento, perché insomma mandare a casa. Poi quando c'è un altro problema ulteriore, che questa gente, sapendo che non avrà futuro, non fa neanche domanda per gli incarichi attualmente, quindi si creano delle problematiche grosse internamente. Però io su questo tema, al di là di quello che ha detto il Consiglio Superiore della Magistratura, che sia organo che si esprime collegialmente, al di là di quelli che possono essere i pensieri personali, gradisco non entrare. Anche perché io sono legato al Presidente del Consiglio un'antica e profonda amicizia. E in questa veste istituzionale graderei non affrontare il tema nei termini in cui è stato proposto. Mi auguro semplicemente che nei colloqui che devono necessariamente seguire a quelli del 24 di ottobre scorso, al quale ovviamente hanno partecipato soltanto l'ANM, il ministro e mi sembra anche gli avvocati. Sono venuti dopo per conto loro. Al quale ovviamente il Consiglio Superiore era non presente. Io mi auguro che questi colloqui portino a una soluzione seria e fattiva, sia per i problemi pratici che si portano dietro, sia perché
i contrasti violenti in un settore così delicato come la giurisdizione, in cui le cose funzionano soltanto perché c'è, insisto nel dire, una collaborazione di carattere generale che le fa funzionare e tanto impegno dei singoli. Portare una, elevare la conflittualità, che io comprendo anche essere necessaria per i problemi interni alla magistratura, tanto per essere chiari fino in fondo, i problemi non sono solo del governo, sono anche della magistratura e dei rapporti interni tra correnti. Portare una conflittualità a livelli estremi, quale quella della prospettazione di un sciopero al quale io non credo, e personalmente mi dispiacerebbe enormemente, non credo che sia utile a nessuno. Pongo gli ultimi due temi. Il penultimo è... Allora, sentiamo. Il primo di questi due temi è purtroppo è d'attualità, nel senso che le pagine dei giornali locali sono state interessate dagli arresti del direttore di un ente territoriale che svolge un servizio pubblico e che richiama a situazioni purtroppo frequenti all'interno del nostro paese. Le domande sono queste. Il nuovo codice degli appalti può essere uno strumento utile per contrastare questo fenomeno oppure no? E l'altra domanda, l'Autorità Nazionale Anticorruzione è un ente realmente efficace oppure no, in quale misura potrebbe esserlo se modificato rispetto all'attuale struttura? Non dico il Presidente, ovviamente dico la funzione legislativa che gli è stata data. Ma cominciamo dalla prima questione. Il codice degli appalti è indispensabile perché tra l'altro è previsto dalla normativa europea, però io credo che serva a poco, forse a niente. Mi spiego, la maggior parte delle volte in cui mi sono occupato di appalti in cui era corso denaro, c'erano anche turbative d'asta, cioè le imprese si mettevano d'accordo tra di loro su chi doveva vincere e su chi non doveva partecipare o doveva partecipare a perdere. Ricordo le dichiarazioni di un imputato che ha spiegato che in un importantissimo ente pubblico c'era un cartello di 300 imprese che si spartiva gli appalti tramite sorteggio. Scrivono i nomi delle imprese sui bigliettini e li estraevano. Quindi il mondo descritto dalle leggi è fantascienza, è Star Trek. Il mondo reale sono le turbative d'asta. Allora, se vogliamo affrontare quella roba lì, non serve fare i codici degli appalti, perché tanto nessuno si pone il problema di quali sono le regole. Bisogna andare a vedere la realtà. Io vado ripetendo da una vita che ci vogliono le operazioni sotto copertura. Perché se per esempio infiltrassimo un ufficiale di polizia giudiziaria tra i partecipanti a un'asta, quando lo avvicinano e gli dicono tu non devi vincere, lui li arresta e magari sgretoliamo questi cartelli di imprese. Il secondo problema connesso a questo è che il codice degli appalti, come quasi tutte le leggi che irrigidiscono i comportamenti, danno un fastidio terribile alle imprese per bene, perché gli impongono mille adempimenti, mille cose, e non fanno né caldo né freddo a quelle per male. Questo è il punto. E questo in un certo senso vale anche per l'ANAC. Io non ho mai detto che l'ANAC sia un ente inutile, ma è un errore grave credere che l'ANAC possa fare le cose che non può fare. La corruzione è un reato per sua natura occulto, nel senso che ha la cifra nera elevatissima. La cifra nera è la differenza fra i delitti commessi e quelli denunciati. La corruzione non si scopre praticamente mai. Il fatto che venga scoperta con una certa frequenza dimostra soltanto che ce n'è tantissima che non viene scoperta. Perché non si fa davanti a testimoni, perché è nota corrotti, corruttori e intermediari che hanno tutto il convergente interesse al silenzio, perché non ha una incidenza immediata sull'ordine pubblico, quindi non è direttamente percepibile dalle forze di polizia, con la parziale eccezione della Guardia di Finanza, perché vedete, noi in Italia non abbiamo corpi di polizia giudiziaria, abbiamo corpi di polizia che sono prima di tutto corpi di sicurezza pubblica e poi corpi di polizia giudiziaria, quindi la loro strutturazione è organizzata per prima cosa nel mantenimento dell'ordine pubblico.
la funzione di polizia giudiziaria è sussidiaria. Io cercavo di spiegare il concetto a quando portavo i giovani magistrati, allora si poteva dire giovani, adesso si deve dire soltanto nuovi, nelle centrali operative dei carabinieri o della polizia. Hanno dei tabelloni con la città, con le luci che indicano le banche e le gioiellerie. Dicevo, vedete, mancano le luci che indicano i consigli di amministrazione, dove si commettono reati decisamente più gravi di quelli di una rapina in banca. Torno a fare l'esempio di Parmalat. Insomma, io non ho nessuna simpatia per gli scippatori. Però in quel processo c'erano 45.000 parti civili. Quanto ci impiega uno scippatore a fare 45.000 vittime? Se fa 9 scippi ogni 2 giorni gli ci vogliono 10.000 giorni. Statisticamente è impossibile fare 9 scippi per 10.000 giorni, ogni 2 giorni per 10.000 giorni, senza essere arrestati. Secondo, quanto può avere una signora che viene scippata nella borsetta? Nella mia esperienza, una mensilità di pensione si è appena andata a ritirarla. Io non ho mai trovato nessuno che nella borsetta avesse i risparmi tutta la vita, mentre molti di quelli che avevano comprato i bond Parmalat avevano investito i risparmi tutta la vita. Quindi non soltanto quelli fanno danni a un numero considerevolmente più alto di persone rispetto a quello che fa la criminalità predatoria da strada, ma ciascuna di queste vittime fanno danni incomparabilmente più gravi. Eppure quando quel processo è passato, quando la sentenza in quel processo è passata in giudicato e l'ex presidente di Parmalat è stato arrestato, ho letto sul giornale che aveva dichiarato non me l'aspettavo. Ha ragione lui, perché noi abbiamo lo 0,4% dei detenuti che sono colletti bianchi, contro una media europea del 4,1% e una media statunitense del 18%, il che la dice lunga su chi va in galera in questo paese. I disgraziati, questa è la verità, perché i farabuttoni grossi in galera non ci vanno quasi mai, è difficilissimo che ci vadano. Tanto perché i reati che commettono sono più complessi da scoprire e da accertare. Quindi la corruzione non si scopre praticamente mai. Allora, pensare che l'ANAC possa servire a scoprire la corruzione è un errore di prospettiva, perché quel poco che si può scoprire solo con atti assolutamente invasivi, come le perquisizioni, le intercettazioni. Io ci metto le operazioni sotto copertura, anche se non le vogliono inserire in questa materia, se le mettessero, che richiedono l'intervento dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. L'ANAC è un organo amministrativo, non li può fare queste cose, ma non le può fare perché lo dico io, non le può fare perché lo dice la Costituzione della Repubblica, che riserva all'autorità giudiziaria una serie di provvedimenti particolarmente invasivi, delegabili neanche tutti alla polizia giudiziaria. Quindi bisogna avere chiaro che cosa uno può fare. Far credere che con l'ANAC si risolve il problema della corruzione è come far credere che si risolve la crisi della giustizia con le ferie dei magistrati. Devo dire che le valutazioni che fa Davigo le condivido totalmente. Vi volevo dare alcuni dati. Allora, c'è un interessante, studiando questa faccia, intanto sulla corruzione i dati non ce li ha nessuno, vero? Si riesce, è un fenomeno occulto, sotto traccia, per cui se vai a chiedere dei dati sulla corruzione c'hai soltanto, ti dicono sì, incide 60 miliardi l'anno sul PIL nazionale, però poi lo vai a grattare, sì, ditemi da dove viene, dicono no, è così, eccetera. Però c'è due interessanti indagini, una è della Banca d'Italia, che è dell'anno scorso, in quale si è posta una indagine statistica che ha posto la prima domanda a degli intervistati. Che percentuale da 0 a 100 questi attribuiscono all'eventualità che un funzionario pubblico richieda una somma di denaro, cioè sia corrotto? Nel nord la percentuale era del 30%, nel centro del 33%, nel sud del 45%. Poi gli hanno fatto un'altra domanda, dice sì, ma che possibilità secondo voi da 0 a 100 che il funzionario corrotto sconti una pena in carcere se scoperto? La risposta è stata sostanzialmente livellata sul 10% da tutte le parti, ottimisti. Allora, io ho pensato, considerando il numero dei pubblici ufficiali e considerando la stima che la gente ha del 30% in media di corrotti, e mi sono detto allora ci sarà qualche centinaio di migliaia di processi all'anno di queste forze. No, poi sono andato a vedere le denunce.
che sono gli unici dati certi. Allora, le denunce, oh, guardiamo qua, reati denunciati, i reati denunciati per corruzione nel 95 toccarono il picco che erano 2000, per scendere a poco più di 500 nel 2000 e per tornare a circa 700 nel 2004, eccetera. E la stessa cosa si ha per calare poi ulteriormente al livello di 400 nel 2010. Allora io mi domando, o tutti i cittadini che hanno intervistato prima si sono fatti un'idea di uno Stato che è popolato da corrotti, oppure c'è una situazione interna al sistema che vede una connivenza talmente forte che non porta mai ad emergere il fenomeno in termini o di denunce e conseguentemente di condanne. È questa la verità alla quale faceva prima riferimento Lavigo. Io, per venire alle domande specifiche che ha fatto, è certo che il codice di anticorruzione serve, ma serve a definire un modello di comportamento nel quale poi i malviventi sguazzano. E rimane, come è stato correttamente detto dal Presidente Davigo, soltanto un limite invalicabile e un modello insuperabile per coloro che sono corretti, per cui gli altri avranno tutti i vantaggi anche in danno delle persone. Io credo, anche in considerazione dei dati che ho, di quei dati che dicevo prima, che innanzitutto il fenomeno non sia superabile se non attraverso un lungo processo di rieducazione etica di un popolo che sotto questo profilo ha perso tantissimi di quei valori che devono ispirare un popolo che si dichiari civile. In Europa siamo, insieme alla Bulgaria e la Grecia, i paesi più sospettati, perché altro non si può dire, più sospettati di essere paesi corrotti. E se c'è una cosa che io rimprovero pesantemente alla politica degli ultimi 20 anni, non sono scelte politiche contro le quali ho combattuto anche quando ero in Parlamento e contro le quali mi sono costantemente confrontato. La cosa che io maggiormente rimprovero è l'avere eliminato costantemente, attraverso esempi anche che non ho esitato più volte a dichiarare inqualificabile, qualsiasi limite etico ai comportamenti delle persone. Per cui i furbi e i cialtroni diventavano furbi, per cui le persone che usavano sistemi illeciti per far carriera diventavano dei ganzi o dei furbi o delle furbe, anche quelli, e in questo modo si è insegnata una generazione, perché il dramma vero, che questo è un danno che si è fatto a quelli che oggi hanno 25-30 anni, che erano in grado di capire 25 anni fa, e che oggi ne hanno 40, magari hanno famiglia, si è creata una generazione di persone abituati a vedere nei comportamenti dei corrotti della Guardia di Finanza che finivano in Parlamento, tanto per fare così, per dirne una così a caso, oppure delle persone finite in Parlamento senza averne nessun merito, soltanto in virtù di quella legge infame del 2005, si è educato un'intera generazione a dei disvalori che sarà difficilissimo togliere da questa società o comunque eliminare da questa società, se non in tempi che nessuno di noi immagina. E oltretutto, considerando anche che la corruzione alberga nell'inefficienza della pubblica amministrazione, perché l'inefficienza della pubblica amministrazione è proprio il veicolo attraverso il quale poi la corruzione si alimenta. Io credo che a fronte di una situazione emergenziale come questa,
il codice degli appalti sì, sia una buona manifestazione di pensiero e una enunciazione di principi, però stretto stretto serva poco. Servano molto più misure incisive, quali sono quelle che prima venivano indicate, quali gli agenti sotto copertura, perché i corrotti sono corrotti, eccetera. Io non godo per gli arrestati, eccetera, però vi devo dire che io contro ho sempre combattuto, diciamo così. Chi ha seguito negli anni la mia attività politica in Arezzo sa che io contro il sistema dei rifiuti in Toscana ho sempre combattuto e mi sono inimicato gran parte dei rapporti con politici, con chi lo gestiva. Allora io credo che le cose da fare in questo settore, che si potrebbero fare oltre gli agenti sotto copertura, che sarebbero una benedizione di Dio, sarebbero intanto garantire l'impunità al primo che denuncia, come tu hai detto più volte nelle tue... Perché si rompe, guardate, non si rompe soltanto alla fine il rapporto sodale tra il corrotto e il corruttore, perché chi è scoperto denuncia e quindi collabora e quindi ne viene fuori. No, si rompe fin dall'inizio, perché oggi il rapporto di solidarietà esiste in quanto il corrotto e il corruttore si fidano a vicenda, perché sono puniti tutti e due, nello stesso modo, un pochino meno il... Ma insomma, sono puniti nello stesso modo. Se voi rompete questo rapporto alla fine, lo rompete anche all'inizio, perché non si fideranno più. Perché dice, ah, io sono corrotto, sì, ma se quello poi mi va lì, tanto lui non lo puniscono. Ecco, io credo che però per far questo ci vuole volontà politica e ci vogliono i voti. E io credo che su questo sarebbe eticamente giusto fare una grossa battaglia politica e trovare le condizioni per andare avanti. Credo che sarebbe anche necessario rivedere la prescrizione in questa materia. Ci sono dei reati che non si prescrivono mai, altri che hanno delle prescrizioni lunghissime. Io mi ricordo che quando ho cominciato la professione, la corruzione era un reato bagatellaro, poco più, insomma, era un reatuccio. E credo che sarebbe bene intervenire su questa materia anche in relazione alla concedibilità delle misure alternative, se non sia restituito totalmente il maltolto. Però sia chiara una cosa, non crediate che la repressione possa eliminare totalmente il male sociale che la corruzione così diffusa rappresenta. Può essere un sistema attraverso il quale si ricomincia un processo di rieducazione che però, credetemi, sarà lunghissimo. Volevo aggiungere solo una cosa. La colpa maggiore che io rilevo nella politica è quella di essersi inventata l'idea di non poter decidere alcunché fino a quando non ci sono le sentenze, invece di fare una valutazione autonoma dei fatti. Se noi processassimo degli ex, già allontanati dai loro posti di responsabilità, dai loro pari, quello che accade nelle aule di giustizia non avrebbe nessuna conseguenza politica. Invece, siccome restano lì al loro posto finché arrivano i carabinieri a prenderli, qualche volta anche dopo, il risultato è che le decisioni giudiziarie hanno un effetto politico che non dipende dal giudice, dipende dal dato oggettivo. Allora, quando dico questa cosa, mi dicono che non credo alla presunzione di innocenza. Certo che ci credo, ma il più delle volte non serve la sentenza, basta la difesa per cacciare uno. Faccio qualche esempio. Primo esempio. È stato condannato con sentenza irrevocabile, adesso è divenuta irrevocabile, l'ex direttore generale dell'AS di Pavia per concorso esterno in associazione mafiosa, 'Ndrangheta. Sì, Pavia. Ora, la sua difesa di fronte alla contestazione delle intercettazioni è stata la seguente: fin da ragazzo mi diverto a sembrare mafioso. Ecco, c'è bisogno di una sentenza definitiva di condanna per cacciare uno che si difende così?
Secondo dato, una cosa che con la politica non c'entra, ma dà l'idea di quanto questo malcostume si è diffuso in questo paese. C'era un professore di una piccola università del centro Italia, non la nomino perché non vorrei sbagliare, poi mi querelano, che era ad uso avere rapporti sessuali con le studentesse prima che queste sostenessero l'esame e video riprendeva pure gli incontri. Siccome questi incontri ce li aveva solo prima dell'esame, questo farebbe escludere che le studentesse fossero innamorate del professore, se no avrebbe continuato anche dopo. È stato sottoposto da qualche mio collega che non aveva niente meglio da fare, evidentemente, a procedimento penale per concussione sessuale, che a me è sembrata subito una sciocchezza. Non una corruzione. Concussione sessuale. Perché queste qui all'evidenza non è che erano state costrette, queste preferivano far così piuttosto che studiare. Quindi era una sciocchezza l'incriminazione. Comunque è stato assolto, ovviamente. Dopo l'assoluzione, non mi ricordo se il rettore o il preside ha dichiarato: siamo ansiosi di riaverlo fra noi. Ma come siamo ansiosi di riaverlo fra noi? Allora, ne parlavo col professor Viroli, che all'epoca insegnava a Princeton. Diceva: negli Stati Uniti gli si sarebbe fatto il vuoto intorno. Più nessun professore si sarebbe seduto vicino a lui. Ecco, allora, quello che io contesto in generale, soprattutto alla politica, perché dovrebbe dare il buon esempio, ma anche al mondo economico, al mondo culturale, a tutta l'Italia, è quella di non prendere distanze dai ladri. Io non penso affatto che rubino tutti, anzi mi infurio quando qualcuno mi dice rubano tutti. Di solito gli chiedo: lei ruba? Poi mi dice: no, io no, neanch'io. Come vedete siamo già in due, quindi l'affermazione è destituita di fondamento. Rubano in molti, per questo bisogna fare i processi, per distinguere quelli che rubano da quelli che non rubano. Però la cosa che mi ha stupefatto è la indifferenza a stare seduti di fianco a un ladro. E qui faccio anche qui due esempi. Primo esempio. Nel 1996 è stato eletto in Parlamento un mio imputato, non lo nomino perché è stato un mio imputato. Era imputato di ricettazione, corruzione, turbativa d'asta, finanziamento illecito, chi più ne ha più ne metta. Per sua sfortuna la sentenza è passata in giudicato in concomitanza con l'inaugurazione del nuovo Parlamento. Per arrestare un parlamentare ci vuole l'autorizzazione della Camera di cui fa parte, ma non se in esecuzione di sentenza definitiva. Per cui lui è stato arrestato il giorno dell'inaugurazione del nuovo Parlamento. Si è sentito male. Adesso, per carità, se arrestassero me magari mi sento male anch'io, però a me colpisce la differenza tra il trend di vita brillante che molti di questi hanno e quanto stanno male appena li arrestiamo. E trovano sempre medici che certificano che sono moribondi, poi si riprendono appena viene revocata la misura e ricominciano a saltellare, ma questo è un altro discorso. Va bene, finisce in ospedale, sta piantonato in ospedale un po' di tempo, poi chiede l'esecuzione in sede di esecuzione, quindi ottiene una riduzione di pena. Tolto il presofferto, tolto il periodo fatto piantonato in ospedale e con quella riduzione di pena residuavano 3 anni. Chiede e ottiene l'affidamento al servizio sociale. Lo convoca il magistrato di sorveglianza e gli dice: lei che lavoro vuole fare? Perché l'affidato al servizio sociale deve svolgere una qualche attività. E lui risponde con un'improntitudine degna di miglior causa: il deputato. Allora, peraltro non poteva fare il deputato perché era anche interdetto dai pubblici uffici. Ma la interdizione dei pubblici uffici si esegue nei confronti di un parlamentare comunicando alla Camera di appartenenza l'avvenuta pronuncia di pena accessoria. La Camera di appartenenza lo deve dichiarare decaduto. In 5 anni di legislatura non hanno trovato un giorno per dichiararlo decaduto. Allora, se io facessi il deputato, tutti i giorni direi al Presidente: io non metto più i piedi in quest'Aula finché c'è lui, perché non ci deve stare qui. Invece questo non succede. Secondo esempio, che addirittura è da cabaret, a Milano è stato arrestato in flagranza di tentata concussione un funzionario della regione Lombardia che era anche consigliere provinciale. Per aver chiesto 360.000 euro a un imprenditore per permettergli l'apertura di un centro commerciale. Era stato video ripreso dalla Guardia di Finanza, quindi non era in discussione quello che aveva fatto. Si poteva discutere la qualificazione giuridica, quindi anche lì non c'è da aspettare le sentenze. Comunque, viene tratto a giudizio direttissimo, chiede l'abbreviato e viene condannato 2 anni per la riduzione di pena per tentata concussione. All'indomani della condanna il prefetto di Milano scrive al consiglio provinciale dicendo: lo dovete sospendere, perché secondo la legge sugli amministratori pubblici dell'epoca era obbligatoria la sospensione di chi riportava una condanna non inferiore a 2 anni. Il consiglio provinciale a maggioranza ha respinto la richiesta di sospensione con questa divertentissima argomentazione: secondo noi la sospensione obbligatoria per i reati consumati, ma nel suo caso la concussione era solo tentata. Io ho commentato: siccome non ce l'ha fatta a prendere i soldi, gli danno un'altra chance. Ma come fai a votare così? Questo è
come fai a votare così? Ma non ti rendi conto che i cittadini che ti vedono seduto vicino a uno che hai votato per tenere di fianco a te pensa che siete uguali? Perché hai votato così? Ma faglielo dire al TAR se è quella l'interpretazione giusta, non lo è secondo me. Ma comunque, ecco, quello che io contesto alla politica, non ho mai pensato, io ho conosciuto politici di adamantina onestà, perché poi è facile essere onesto facendo il magistrato, sei in un ambiente sano. Ieri il Presidente della Corte d'Appello di Bari mi ha detto questa cosa: noi non siamo migliori degli altri, ma viviamo in un ambiente migliore e pian piano assorbiamo valori. Certo, se stai in mezzo ai farabutti diventi farabutto anche tu. Fai il magistrato, sei abituato al rispetto delle regole, pian pianino, anche se avevi qualche tendenza criminale, la dimentichi. Poi qualcuno magari qualcuno lo fa lo stesso, conserva, qualcuno lo prendiamo. Infatti, però noi di solito i nostri li arrestiamo, i nostri che rubano, con qualche eccezione, ma di media li arrestiamo. E allora, il punto che vero che io contesto alla politica è di non prendere le distanze dai mascalzoni, attirando su di sé un discredito che può uccidere le istituzioni. Bene. Questo è il problema. Bravo. Avremmo anche altri argomenti, però tenuto conto dell'ora, come dire, abbiamo passato 2 ore estremamente piacevoli e interessanti sui temi che sono stati trattati, per cui a questo punto ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio i nostri ospiti e buona serata a tutti.